siamo lieti di ospitare questa iniziativa, perché è un'iniziativa che tutto sommato rientra nella mission del nostro museo, perché come abbiamo sempre detto non è questo un museo che semplicemente conserva, è un museo che promuove, è un museo che accoglie, è un museo che, come si dice, guarda con tutti e due gli occhi e si impegna a farlo sempre di più e al meglio questa sua mission. E Finitalia non è la prima sinergia che costruiamo questa sera, speriamo di costruirne altre. Non mi dilungo su un tema specifico all'ordine del giorno, perché c'è il presidente Nicola Spironi che dirà meglio di me, avendolo curato questo aspetto da vicino. Grazie. Allora, grazie a Bruno, grazie, è collegato con noi il dottor Pasquale Nestico, che è il fondatore della Finitalia International, al quale tra un poco daremo la parola, anche per rinfrescarci un po' su quello che la Finitalia sta facendo nel mondo. E come c'è l'hotel di Vibo Valencia, ringraziamo il museo che ci ha ospitato per questa iniziativa. È bello parlare di associazionismo insieme ai bambini, perché in questa occasione consegneremo pure delle borse di studio che ogni anno la Casa Madre mette a disposizione dei soci e dei figli dei nostri soci. E per non essere tanto lunghi, Pasquale, dottore Nestico, meglio se ci parli tu della mission completa della Finitalia come chapter di Vibo Valencia. Questa è la seconda iniziativa in presenza che facciamo durante il 2021. Nonostante il Covid siamo riusciti ad organizzare qualcosa. Ricordiamo che quest'estate abbiamo premiato chi si è impegnato con il Covid, associazioni, volontari, il personale medico e quant'altro. Adesso giusto momento darlo ai bambini, in attesa di iniziative future che stiamo concordando nella riunione dei presidenti e con gli altri chapter con i quali siamo molto legati, con il supporto della Casa Madre. Quindi, dottore Nestico, benvenuto nel nostro chapter nuovamente, ormai tu sei San Nicolese, a parte che scala. Verissimo, questo è molto vero, io sono molto legato a questo bellissimo paese e sono molto legato a tutto quello che questo chapter, con la leadership appassionata e intelligente del vostro presidente e fondatore Nicola Pirone, ma coadiuvato anche da personaggi importanti come Bruno Congiusti, il cui che si è attivato per creare questo bellissimo museo. Io voglio leggervi il messaggio della nostra amata presidente, l'architetto Paola Bonavita-Corte, che non ha potuto collegarsi con voi. E testualmente dice: cari saluti e congratulazioni al presidente del Chapter di Vibo Valencia e fondatore Nicola Perone e in particolare ai vincitori delle borse di studio per l'anno 2020. La presidente dice: siamo orgogliosi di ognuno di voi per ciò che avete raggiunto e per il talento che avete voluto condividere con noi, tutti della comunità nascono, con i vostri genitori, le vostre famiglie e i vostri insegnanti. La Presidente dice: continuate il vostro percorso e impegnatevi sempre per eccellere, voi rappresentate il migliore dell'Italia. Godetevi questa bellissima celebrazione, il vostro nome. Spero di vedervi presto. Grazie. Non so se ci vede o non Pasquale ci vede. Ah,
Grazie alla Presidente Palabonetta. Diciamo pure che il chapter di Vibo Valencia ha avuto 5 premiati, è stato il chapter che ha avuto più borse di studio in Italia, vero Pasquale? Certo, certo, quindi colgo l'occasione per salutare Salvatore Cosentino. Sì, è qui con noi, sono qui con noi, tra un po' li chiameremo per dare gli attestati. Complimenti, complimenti. A Sofia Mangalaro. Ecco qui. Ciao. Bravo. A Ginevra Lasso. Ginevra non c'è perché è influenzata. Sì. Pensavo che non c'era perché stesse studiando. È sabato Pasquale. Siamo sotto Natale. Francesco Mangalaro. Ecco, saluta. Dai. Bravi, bravi. E Alessandro Vallò. Eccolo di tutti. Sì, complimenti, complimenti a tutti voi, a tutti voi vincitori. Sicuramente questo è un preludio che il vostro futuro sarà eccellente. Noi di Trinità International siamo molto, molto orgogliosi del vostro percorso. Io personalmente mi presento, sono di origine calabrese come voi, vengo da un piccolo paese sull'Ionio, Ischia sull'Ionio, e sono venuto in Italia, in America, quando avevo 21 anni. E quindi ho vissuto l'esperienza dell'emigrazione, quindi tutte le difficoltà di lasciare il paese, i propri cari, alla volte anche molto di più, e quindi affrontare un percorso che magari a volte è veramente difficile. Però quando c'è l'aiuto della Divina Provvidenza e c'è la decisione a fare quello che vuoi nella vita e farlo bene, tutto è possibile. Io questo ho imparato da questo percorso. E quindi nel mio tempo libero di cardiologo e professore di università mi dedico al terzo settore e quindi mi dedico insieme a tanti altri leaders a far crescere questa bellissima famiglia che è la Trinità International. Trinità per voi giovani vuol dire che è nata a Filadelfia da figli di italiani, è un filo che unisce gli Stati Uniti con l'Italia, quindi con l'estero. E vuol dire anche amore per l'Italia, ecco questo quello che vuol dire l'Italia, un nome che raccoglie tanti significati. E quindi poi la Trinitalia International è affiancata da due fondazioni, la Trinitalia Foundation e la Trinitalia Educational Foundation. Quindi noi ci teniamo molto, soprattutto a coinvolgere le donne importanti e a coinvolgere i giovani, e quindi per noi le borse di studio è un cavallo di battaglia. Ci stiamo lavorando da decenni appunto per accumulare questi fondi che sono venuti tutti da privati. Nessun aiuto dallo Stato o dalla Pennsylvania, tantomeno dagli altri enti pubblici. Tutto quello che abbiamo accumulato negli anni è dovuto al sacrificio e anche al cuore di tante persone che hanno voluto stabilire una borsa di studio a nome dei propri cari. Io ad esempio abbiamo creato con la mia famiglia la borsa di studio per Aurelia Concetta Nestico Scholarship Fund, che adesso vale, è accumulato più di 40.000 dollari. E quindi ogni anno elargiamo borse di studio a nome di mio padre e di mia madre per le infermieristiche, coloro che vogliono imparare questa bellissima professione. Ma abbiamo moltissime altre borse di studio. Oggi, quest'anno, grazie anche all'aiuto di tante altre persone, e in modo particolare la nostra Presidente Paola Bonavita Cola, che a proposito di Paola, venuta in America all'età di 12 anni, è stata già president
della scuola di biologia per moltissimi anni, poi si è andato in pensione, adesso fa l'architetto. Nonostante il fatto che abbia una vita lavorativa molto impegnata, riesce a dedicare tanto tempo alla nostra associazione, quindi al terzo settore. Quindi le cose di studio, dicevo, rimangono un cavallo di battaglia e noi siamo convinti che nei prossimi 4-5 anni potremmo raggiungere la pietra miliare di $1 milioni nel conto, in cui la metà dell'interesse di quel conto che guadagna ogni anno viene interamente devoluta alle borse di studio. Nel 2021, nonostante la pandemia, abbiamo elargito quasi $20.000 di borse di studio, e quindi voi siete stati all'avanguardia di queste vincite. Complimenti ai bimbi. Ma l'altro cavallo di battaglia è anche l'International Exchange Program. Quindi mi raccomando, Salvatore Cosentino, ti aspettiamo a Filadelfia. Con piacere. Perché vogliamo far sì che i giovani dai 18 ai 30 anni possano non soltanto venire a conoscere il nostro centro, anche il nostro museo, ma anche la Casa Madre, conoscere Nicola Sant'Angelo, un giovane di quarta generazione che sta imparando l'italiano e che con noi da quando aveva 19 anni adesso è uno dei leader della Filtà International, l'unico pagato, tutto il resto è tutto volontariato. E quindi mi raccomando, venite a trovarci, perché diamo $500 per le spese di viaggio più vitto e alloggio da 2-4 settimane, e quindi vi faremo fare un'esperienza proprio sul vostro soggetto. Abbiamo avuto persone che erano studenti in medicina e quindi in tanti altri campi. Venite, perché sicuramente potrebbe darvi tanto per il futuro. Ma poi abbiamo anche un altro campo di battaglia che io ve ne voglio parlare proprio adesso, e cioè da anni noi facciamo il Christmas Seal, S-I-S-E-A-L. Seal vuol dire sigillo, il sigillo per le feste natalizie, e tramite questo bellissimo programma raccogliamo fondi per aiutare i poveri, i bisognosi, gli ammalati durante le feste natalizie, dando loro un certificato per andare a fare la spesa, ma dando anche ai bimbi giocattoli e strumenti nuovi, una cosa bellissima. E noi vogliamo che cominciando dal prossimo anno si allargherà questo anche all'estero. Per esempio, se voi nel vostro chat riusciate a raccogliere fondi, oppure giocattoli o strumenti, li potete dare alle vostre famiglie, ai vostri bimbi. È un modo per dare qualcosa a coloro che magari ne hanno bisogno. Quindi la Filità International è anche una finestra, soprattutto per i giovani. Potrebbe darsi che nel futuro ci potrebbero essere possibilità magari di conoscere persone importanti, quindi magari trovare lavoro, andare altrove. Ecco, queste sono cose che a cui noi ci teniamo con tanto, come dicevo prima, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Per fare questo noi abbiamo una commissione specifica che è chiamata la Commissione Espansione, di cui io sono a capo, e quindi di questo io ne sono molto orgoglioso, perché la Filità International oggi ha le possibilità finanziarie, ma anche l'esperienza trentennale per veramente espandersi altrove nel mondo. Ecco, quindi la Filità diventerà una finestra nel mondo per i giovani dell'Argentina, del Brasile, anche parte dell'Europa, del Canada, e quindi è un progetto ambizioso di cui noi ne parliamo sovente quando, durante la conferenza dei presidenti che avviene mensilmente, parliamo sempre di questo, perché i nostri presidenti come Nicola Pilone sono i nostri veri ambasciatori.
Quindi se conoscete persone che sono interessate a darci dei leader, ovunque essi si trovino, fatecelo sapere, perché noi saremo lì, perché vogliamo portare ovunque nel mondo la nostra vision, che è lingua e cultura e servizio, con la lettera S maiuscola, agli altri, con la lettera A maiuscola, seguendo il nostro motto, che è umiltà, giustizia e onestà. Vi abbraccio e vi saluto calorosamente. Grazie Pasquale. Grazie. Pasquale, la Filitalia di Chapter di Vibo spera di averti qua il prossimo anno. Magari per il periodo estivo noi faremo di tutto, Covid permettendo, anzi non Covid permettendo, restrizioni dei governi permettendo, che è una cosa differente, di venire a Filadelfia per le iniziative che fate voi a giugno, tra fine maggio e inizio giugno. Sì, abbiamo fatto negli ultimi anni una bellissima festa all'aperto con l'epicentro, il nostro centro, dove hanno partecipato 10-15 mila persone, e quindi un'esperienza all'italianità per celebrare la festa della Repubblica Italiana la prima domenica di giugno. Quindi non l'abbiamo fatto l'anno scorso, speriamo di poterla fare quest'anno, ma ci sono tante altre cose che ovviamente si fanno durante l'anno, non soltanto come comunità international, ma anche come in chapters, perché abbiamo avuto tanti eventi virtualmente da tanti chapters, come quello di Cotone, con Manolito Scigliano, poi come quello di Napoli con Michela Mortella, il bellissimo chapter di Salerno con la professoressa Sara Carbone, e poi anche con Liliano Porfiati, la bellissima artista di Campobasso, di Campomarino, che io ho visitato almeno una decina di volte. Poi c'è pure Stefania Schipani da Roma, la bravissima, giovanissima Bianca Agnelli, che è presidente del CHAT di Siena, poi Carlo Mazzanti di Venezia. Quindi abbiamo fatto tante cose quest'anno, nonostante questa terribile pandemia, che siamo certi verrà sconfitta, sempre grazie all'aiuto della Divina Provvidenza. Se lo dici tu, che sei esperto nel campo medico-scientifico, ci crediamo ancora di più. Certo. Grazie. Vengo perché devo vedere il mio paese, dove c'è una bellissima casetta che io ho costruito per voi giovani. Quando avevo 13 anni, mia sorella era fidanzata, Elvira, con Bruno, e mio padre mi disse: figlio, l'onore è più importante che la scuola. E ho dovuto lasciare la scuola dopo l'ottava classe per fare il duratore per 4 anni. Un'esperienza per me triste, ma che mi ha cementato per il futuro. Quindi torno al paese con grande orgoglio, con grande voglia, e quindi speriamo di vederci anche al nostro bellissimo paese. Eh sì, sicuramente faremo qualche iniziativa. Poi abbiamo quella iniziativa nostra, che ne abbiamo discusso l'altro giorno io e te, e la dobbiamo portare a termine. Adesso Pasquale, daremo gli attestati ai bambini, e quindi rimani collegato con noi. I bambini hanno già ricevuto qualcosa già a casa, adesso gli consegneremo l'attestato che vi arriva direttamente dalla casa madre. La Filitalia International Foundation, certificato per l'eccellenza, borsa di studio Michele e Maria Giampaolo, consegnato ad Alessandro Galloro. Vieni Alessandro, vieni. Sì. Allora, Pasquale, lui, metti di qua, lui è Alessandro, perché è Alessandro Galloro, così lo conosci, togli la mascherina Alessandro. Alessandro e Alessandro Galloro. Alessandro, ci giriamo di là che ti vedono nella videocamera pure. Guarda la videocamera, non c'è Lorenzo che riprende, non ti preoccupare.
Allora, Alessandro, ti diamo l'attestato della Filtana International per la borsa di studio che hai vinto. Quando vai a casa deve fare una lo metti nel quadro, glielo dici alla mamma, al papà, dici mettilo nel quadro e lo metti nella stanza, va bene? Vai. Complimenti Alessandro, grazie. Il futuro presidente di Filtana dopo di Lorenzo. Va bene, allora passiamo avanti. Borsa di studio sesto grado a Francesco Manganà. Stessa cosa, Francesco, bravo, saluta Francesco. Il dottor Enestico. Ciao. Bravo, bravo, sono qua. Sì, sono qua. E che qua ti sente? Francesco, anche per te. No, ero qui, non disturbavo il tuo discorso, buonasera. Pensavo mi vedessi, è pieno di camere qui, ma non so da quale parte guardare. Per me è grave, lo sai. Certo, certo. Francesco, Francesco, dato che anche tu sei di Gioia Tauro come Ginevra, Ginevra non è qui con noi, la consegniamo a te e la porti tu a nome del charter a Ginevra. Allora, va bene? Grazie. Grazie. Bravo, bravo. A proposito, Nicola, vorrei dire qualche parola sul Michele Giampaolo Scholarship Fund. Sì. Perché Michele Giampaolo è stato un presidente di Filità International, ha fondato il Charter di Abington ed è stato presidente dopo che ho fatto il presidente per 23 anni. Abbiamo cambiato lo statuto, adesso si può fare presidente solo per due mandati. E poveretto è morto, ma è stato il grande presidente della Filtana International. Ecco, allora adesso ci parlerà pure del prossimo, della prossima borsa di studio, Joseph Porrega. Certo, certo, Joseph Porrega è il figlio, è stato paziente mio per moltissimi anni e ha voluto dedicare appunto questa borsa di studio a nome del padre. Che ricordo con grande affetto. La borsa di studio viene consegnata ad Elena Sofia Manganaro. Bravo, bravo. Elena, salutiamo il dottore, gira verso la camera, consegniamo a te l'attestato. Grazie. Ma la camera è quella? Allora, sì, ma la camera di Calabritico è l'altra. Ah, il dottore ci vede e dici, e lì registriamo. Ne abbiamo due, siamo ad altri livelli. Più di due. Grazie, grazie. Va bene, grazie. Se girati verso il dottore, lo saluti. Certo, il dottore lo saluti. Okay. Ciao, bravo, bravo. Grazie. La prossima borsa di studio è intitolata Francesco Mele. Ecco, Francesco Mele è stato il figlio Mario Mele, è stato già governatore della contea del Montgomery County, una delle più ricche della Pennsylvania, e nel momento in cui quell'anno è stato onorato con il Citizenship Award, ha voluto dedicare appunto la borsa di studio al padre ed è stata la prima che abbiamo ricevuto, di $10,000. Complimenti a Mario, ancora sta bene, quindi è vegeto e gli darò di questa testimonianza. Viene consegnata a Salvatore Cosentino. Ciao Salvatore, complimenti. Buonasera dottore, la ringrazio. Complimenti, bravo. Ringrazio. Dice qualcosa, anche, girati verso la camera. Ringrazio anche la Filital International e il chapter di Vibo Valencia per avermi dato questa grande opportunità, perché è sempre importante ed è un grande piacere ricevere un sostegno nel proprio percorso di crescita. Salvatore sta per concludere le scuole superiori, Pasquale, quindi può entrare benissimo con l'International Change Program. Certo, complimenti. Speriamo di poterne mandare più di uno, stessa cosa da voi, di mandare qualcuno in Italia fa sempre piacere, fa sempre bene. Ricordatevi, come abbiamo sempre detto, che le selezioni devono essere fatte dal direttivo.
E quindi è aperto tutto l'anno, è aperto tutto l'anno, generalmente parlando, quindi per rendere la cosa facile anche per i giovani. Va bene, grazie Pasquale. A proposito di questo, dovremmo anche dire qualcosa su Roberto Pacchino. Sì. Un grandissimo imprenditore veneto, carissimo amico, mio personale della Comunità International, il quale durante il gala di novembre, quando è stato anche lui onorato col Silver Award, ci ha fatto piangere e ha promesso $75,000 che ce l'ha dati, e nonostante il fatto che abbiamo già utilizzato tanti soldi per uno scambio di studenti, di una ventina di studenti, abbiamo ancora nel fondo più di $100,000 per questo progetto. Quindi mi raccomando, cogliete l'opzione e venite a trovarci, perché io penso che facendo un viaggio così sarà un'esperienza per i giovani incredibile. Sicuramente Pasquale, e con l'iniziativa noi abbiamo chiuso, perché siamo arrivati al termine. Ti ringraziamo della presenza, ringrazia a nome nostro la Presidente Paola Bonavita Cola, e i chapter americani, i direttivi, i vari direttivi, e i chapter italiani ci seguiranno poi in un'altra maniera. Noi abbiamo sempre detto che evitiamo di fare le dirette internet, perché noi vogliamo le iniziative in presenza. Lo abbiamo fatto anche adesso, nonostante il problema e nonostante il freddo, perché anche qui non si scherza. E ti ringraziamo. Ci aggiorneremo sicuramente per gli auguri di Natale, e poi come dicevi prima, la riunione dei presidenti che si fa una volta al mese, e vediamo di organizzare un'altra cerimonia come quella dell'anno scorso per i nostri eroi. Esatto, vi terremo informati, e nel frattempo, nel salutarvi e ringraziarvi, vorrei portare un grande ringraziamento alla famiglia Cosentino, alla famiglia Manganaro, alla famiglia Lasso e Callor. Complimenti per i figli. Grazie. Okay. Un abbraccio. Aspetta, può parlare adesso? 6-5 minuti in più, che abbiamo chiuso la diretta. Tutto bene. Mi saluti, Presidente. E un grande saluto. Allora, non sto registrando. Per il tuo presenza.